Buonasera a tutti i nostri telespettatori, benvenuti a questo secondo appuntamento di DDC Sport e abbiamo un ospite veramente particolarissimo nel programma e lo andremo a vedere in questo video. Lo abbiamo visto, l'ho anticipato in apertura, un ospite totalmente particolare, lo vado subito a presentare, Dario Piantadosi, responsabile nazionale calcio freestyle. Ciao Dario, buonasera, ben ritrovato. Ciao a tutti, buonasera. Ciao. Ovviamente insieme a lui c'è come sempre Davide De Cagna, ideatore e responsabile tecnico del progetto DDC Sport. Però Davide, con te parleremo dopo di quelli che sono tutti un po' la parte un po' logistica del progetto. Vado subito a concentrarmi su Dario. Dario, tu sei un freestyle e sicuramente questa è una disciplina che negli ultimi anni si sta evolvendo molto, sta prendendo sempre di più piede. E quale sarà il tuo ruolo all'interno del progetto DDC Sport? Hai detto benissimo, sono un freestyle professionista e con Davide nel progetto DDC Sport sarò il responsabile dell'area proprio calcio freestyle. Tutta la parte tecnica che riguarda il calcio freestyle sarà gestita da me, quindi controllo, coordinazione, palleggio, skills, trick, un po' alla Neymar, alla Ronaldinho, che è la mia vecchia scuola, e quindi insomma coordinerò tutta quella parte che è poi il bel calcio che vediamo dei grandi campioni, no? Quindi le skill uno contro uno, come si fa il tunnel, quindi un po' l'arte del calcio acrobatico. Tantissimi termini tecnici, ma vedo una palla accanto a te che ormai credo che sia la tua migliore amica, non te ne separi praticamente mai, ma dimmi una cosa, quanto è importante all'interno di una partita il ruolo proprio del freestyle? Guarda, quello che dico io, non è importante il trick fine a se stesso, quindi no, tu mi vedi fare i giri del mondo sulla panchina, quello non è importante, ma l'importanza sai qual è? È il fattore che tu hai un'arma in più, quindi praticamente il ragazzo ha un bagaglio di skill in testa e sa di poter gestire la palla come vuole, quindi in quel caso se si trova uno contro uno capisce come poter far fuori l'avversario, a differenza di chi non pratica il calcio freestyle, perché poi lui con il pallone, l'hai detto tu, no, è la mia migliore amica, ci fa quello che vuole, insomma ci chiacchiera, ci parla, ci gioca, ci si diverte, e quindi l'arma vincente è proprio il fattore creatività, no? È controllo del pallone totale con tutte le parti del corpo, e nel fazzoletto di campo, il famoso fazzoletto di campo, e magari sei sulla bandierina, prendi, fai un trick, te ne vai, crossi al centro e il compagno segna, semplice. Tantissima fantasia infatti da parte dei giocatori, però io so che comunque, questo sicuramente puoi confermarmelo anche tu, anche tantissimi giocatori agonistici hanno fatto freestyle, mi viene in mente Neymar. Tu considera Neymar, io l'ho incontrato a un evento Red Bull dove prendeva i tunnel da noi, perché ovviamente noi siamo freestyler professionisti. E però vantala, lui... puoi vantarla questa cosa comunque. Proprio. L'ha rimarcato e come. E lui praticamente però ha un bagaglio di freestyle perché viene alla mia stessa età Neymar, no? Quindi ha preso quel filone che girava negli anni su YouTube, quindi magari avrà visto anche qualche mio video, chissà, perché io ne mettevo tanti su YouTube all'epoca. E quindi lui ha preso da noi le skill e il calcio freestyle e l'ha portato in campo in maniera eccellente. Ma ti cito un altro, Pogba, che negli uno contro uno danza sul pallone come noi per strada. C'è un video famosissimo su YouTube dove lui fa dei tunnel micidiali, cioè sembrava uno di noi, invece era Pogba. E loro ovviamente poi hanno portato questo in tutta la zona della Francia, per esempio, e la Francia poi, non a caso, è campione del mondo. Certo, lo ha detto Davide nel primo appuntamento e ci sarà veramente per ogni disciplina il top appunto di responsabile. Il tuo ruolo, Dario, è appunto quello del responsabile area tecnica, calcio freestyle, però sappiamo anche che tu hai una scuola proprio. Qual è l'approccio dei bambini al freestyle? L'approccio loro inizialmente pensano che siamo dei maghi, cioè ci vedono e dicono non è possibile, sembra finto. Poi il bello è che gli stimoli una parte del cervello che è quella del talento, della creatività, e loro scoprono di avere un talento, per esempio chi nel palleggio, chi nel controllo, chi nella gestione palla, chi nel colpirla di tacco, chi nella skill. E quindi quello che stimoliamo è proprio questo, il talento che il bambino ha dentro,
E poi loro dopo 3-4 lezioni tornano, mister, guarda che ho imparato, si inventano le cose. Meravigliati. E quello è freestyle. Rimangono meravigliati, esatto, proprio. In virtù di questo andiamo infatti a vedere un mini riassunto della giornata che avete svolto insieme. Categorie del freestyle sono quattro categorie di tricks che andremo a imparare durante questo percorso. Cioè, proviamo un po' a impararle oggi, poi durante l'anno piano piano attraverso i miei consigli. Ovviamente non servono ulteriori spiegazioni perché, come abbiamo già visto dal video, il protagonista assoluto di DDC Sport è il mondo calcistico. Non sarò sola a parlarne perché insieme a me ci sarà Davide De Cagna. Ciao Davide, buonasera. Buonasera a tutti. E insieme a noi vediamo anche un altro ospite accanto, Massimo Fornoni. Ciao Massimo, buonasera anche a te. Buonasera e grazie per l'ospitalità. Grazie a voi. E Davide, prima di partire, di iniziare a parlare di questo nuovissimo progetto, un progetto totalmente interessante, dedicato tutto al mondo calcistico, lo vediamo anche dal nostro studio realizzato con un pallone che è il protagonista in assoluto, e vado subito a fare un collegamento video perché c'è con noi Fausto Russo, responsabile, esatto, metodologia, allenamento e preparatore atletico. Ciao Fausto, buonasera. Ciao, ciao a tutti. Buonasera. Ovviamente Fausto, sì, ci parla da un campo perché tra poco inizierai proprio i tuoi allenamenti, giusto Fausto? Sì, sì, tra poco iniziamo gli allenamenti e credo che non ci sia collegamento più giusto quello di farlo in campo. Noi d'altronde siamo uomini di campo, quindi penso che questo mio sfondo colga in pieno il progetto che io ho voluto sposare pienamente. Quello di Davide è un progetto molto molto importante e molto interessante, che sposa appieno quelle che sono le linee guida anche in parte della federazione. Io sono docente di teoria e metodologia dell'allenamento nei corsi federali per tutta il Lazio. E ho avuto la fortuna di partecipare proprio con lui all'ultimo corso del Palentino UEFA C, quindi ecco perché lo chiami prof, infatti. Sì, ancora lo chiamo prof. Sei rimasto. Prego Fausto. E quindi quando Davide mi ha contattato e mi ha spiegato il progetto e mi ha chiesto la mia volontà, la mia possibilità di appoggiarlo in questa idea, come responsabile della metodologia dell'allenamento e della preparazione atletica, ho subito detto sì,
Ho detto sì per diversi motivi, uno dei quali, essendo un visionario, una persona che mi piace sperimentare tanto, mi piacciono le nuove idee, mi piacciono i ragazzi che sono pieni di idee, che hanno forza, volontà, voglia, passione, perché sono tutti ingredienti ottimi che portano ad avere un buon successo in questo mondo. E hai detto tu, lo hai detto tu appunto nella prima parte, che ci saranno tantissimi collaboratori, li hai definiti il top per ogni disciplina specifica. Esatto. Uno di questi è qui tra noi, è perché Massimo. Ridò il benvenuto a Massimo Fornoni, collaboratore di Passione Portiere, e proprio l'aspetto tecnico dei portieri spetterà a te, giusto Massimo? Sì, insieme per me, buonasera a tutti di nuovo, è un motivo di grande orgoglio collaborare con Passione Portiere. Perché trovare gente competente così nel nostro mondo, e che è un mondo a parte quello del portiere, non è facile ai tempi d'oggi. Massimo, appunto ora però lanciamo subito un contributo dove sì, ci saranno delle nuove novità per quanto riguarda il ruolo dei portieri. Parliamo di portiere ed è un ruolo complicatissimo, un ruolo affascinante che io direi non è tagliato per tutti, o meglio non tutti sono tagliati per fare questo ruolo, perché è molto molto difficile. No pain, run fast in broken chains. Ma non difficile perché vediamo il portiere da solo e quindi non si diverte, oppure come si diceva una volta, non mi dicevano non sei bravo a giocare in mezzo, mettiti in porta, la classica frase. Oppure anche gli allenatori stessi dicevano guarda, manca il portiere, chi vuole fare il portiere? Come se un po' veniva sminuita la figura del portiere. In realtà è un ruolo molto molto bello, bisogna saperlo fare con tanta dedizione, con tanta disciplina, e quindi il nostro compito è anche quello di dare sostegno a tutti quei ragazzi che hanno voglia e volontà di intraprendere questo percorso. Di carne al fuoco ce n'è veramente tanta, Davide. Noi però ora ci fermiamo per qualche istante, diamo la linea alla regia, rimanete con noi con DDC Sport, a tra poco. Bentornati a questa seconda parte di DDC Sport. Francesco, ora passo un secondo a Domenico, ricordiamolo, presidente della società sportiva Isola Farnese La Storta. E Domenico, andiamo un po' a conoscere proprio il centro sportivo. Sappiamo che comunque è un centro che si trova all'interno del Parco di Veio, quindi già il paesaggio comunque parla da sé. È immerso nel verde, è un paesaggio del tutto suggestivo e soprattutto un centro sportivo che da un niente è veramente diventato meraviglioso. Non hai badato a spese, non avete badato a spese. E quanti campi ci sono? Raccontacelo un po', descrivicelo. Sì, è un centro nuovo, era già esistente prima, noi l'abbiamo preso, che era messo abbastanza male, lo stiamo risistemando completamente. Abbiamo fatto un campo di calcio a 8 che è molto grande, dove ci gioca oltretutto anche la Lega Calcio della Serie B, la Serie A2 e forse quest'altro anno faremo anche qualcosa con la prima squadra nostra per il campionato principale della Lega Calciotto. È un campo bellissimo, sintetico, c'è un campo di calcio a 5, sempre ultima generazione. Abbiamo messo per adesso un campo di padel, ma ci stiamo organizzando per metterne anche altri. Spogliatoi, giustamente, cioè dicono insomma che sono belli. Quindi non solo i campi, anche il contorno fondamentale, sì, comunque sì, per i giocatori. Il posto è bellissimo. È bello viverlo, insomma, ci si sta bene anche... Il campo 3 contro 3? Il 3 contro 3, cioè, diciamo... È che completo? È abbastanza completo, sì, sì. E piano piano stiamo andando avanti, insomma, stiamo facendo sempre altri lavori, stiamo organizzando per
il locale ristoro. E... l'abbiamo descritta, ma ora andiamo a vedere, perché a settembre noi eravamo presenti con le nostre telecamere e quando ancora si potevano giocare le partite, e andiamo a vedere questo piccolo riassunto di queste giornate con delle interviste anche all'interno. We head for the sky, it's alright. Our wings wouldn't fly, it's alright. If we are crashing down again, pieces of love, it's alright. Scattered in mud, it's alright. Diciamo che per quanto riguarda la scuola calcio, stiamo proseguendo un percorso iniziato già dagli anni precedenti, sempre atto insomma a far sì che i ragazzi innanzitutto si divertano e poi apprendano qualcosa a livello calcistico, visto comunque la passione del calcio e vogliono fare calcio. Nella prima squadra abbiamo creato un gruppo, io personalmente credo molto buono, le problematiche sono legate a chiaramente al momento che stiamo vivendo, tutti quanti al Covid, quindi c'è chi si è allenato meno, chi si è allenato più. Sostanzialmente la squadra non ha mai non ha fatto la preparazione in maniera totale tutti quanti i ragazzi insieme, al momento che appunto mancavano per varie motivazioni e non erano sempre tutti presenti. Come esulti quando fai gol, quando la tua squadra fa gol? Non esulto. Non esulti? È impossibile! Neanche così? Sì, è così. Fammelo un po'. Yeah! Sì! Così! Faccio la scivolata. Chi è il calciatore a cui ti ispiri? Totti. Lautaro Martinez. Neuer, Zaniolo. Abbiamo visto quindi questo piccolo riassunto di quando ancora si poteva giocare, speriamo e incrociamo sempre le dita che si possa tornare il prima possibile alla normalità, anche e soprattutto per il bene dei ragazzi, ma soprattutto ricordiamo che DDC Sport offre quest'estate i camp estivi, perché da giugno, a cavallo tra giugno e luglio, in base a quelli che saranno ovviamente i provvedimenti scolastici e anche per, appunto per questa emergenza sanitaria, DDC offre la possibilità di mandare i propri ragazzi a divertirsi e ad essere così immersi all'interno della natura, soprattutto con un programma molto serrato, molto tecnico, perché ci saranno doppie sedute di allenamento mattina, pomeriggio, e per chi ama soprattutto il calcio questo sicuramente è il posto migliore. Andiamo subito a vedere il contributo video.
questa seconda parte di DDC Sport. Sono sempre qui in studio con i miei due ospiti. Come parlerò tra poco, Davide, tra l'altro a te darò la parola a brevissimo. Però vado subito a dare nuovamente il benvenuto a Sandro Corepi, responsabile area Mental Coach. Due battute in chiusura: è giusto seguire i ragazzi, ma non solo, perché anche lo staff all'interno di una squadra è sicuramente importante da spronare. Quando si vince è l'ambiente che vince, è l'intero gruppo che vince. Io quando sono stato chiamato per seguire la Lazio nella preparazione della finale di Coppa Italia del 26 maggio, Lazio-Roma, 2013, non ho lavorato solamente con i calciatori, anche se lì ho lavorato a stretto contatto con tutti i calciatori. Pensate alla prima persona che è voluta venire a conoscere le tecniche che applicavo era Miro Klose. Miro Klose di calcio ne ha fatta di strada, parliamo di un campione del mondo, però è stata la prima persona a dire voglio conoscere, perché io non conosco questa figura, nonostante un nazionale, nonostante ha giocato in club molto importanti. E Miro era entusiasta, pensate, giusto per dire un po' che cosa può scatenare la dinamica di una comunicazione in un certo modo, andando a toccare alcuni punti. Miro che non segnava da svariati mesi, e la Lazio che non vinceva in quel periodo partita, nel girone di ritorno era messa male, ma sono le statistiche che ne parlano. Bene, abbiamo fatto un lavoro di squadra, abbiamo fatto un lavoro individuale. E dopo due giorni Miro, è stato un caso, non so che cosa, ma qualcosa sarà successo nella testa della squadra, e la Lazio vince 6-0 col Bologna, cioè 5 gol di Miro. Quindi una squadra che non vinceva vince 6-0 a Bologna, 3-1 con l'Inter al Meazza, 2-0 con la Samp, e poi la finale storica del 26 maggio. Cosa è successo? È successo che si è coinvolto l'intero ambiente. Io parlavo con i magazzinieri e con il presidente, perché bisogna coinvolgere tutti, perché quando si vince sono tutti a vincere, quando si perde sono tutti a perdere. Di solito, purtroppo, quando si perde ne paga le conseguenze solamente uno, che è l'allenatore, perché non si può cambiare l'intera squadra. Ecco perché diciamo la figura del mental coach diciamo è una figura completa che deve servire, è un responsabile delle risorse umane, in parole povere. Io per la prima volta qualche settimana fa al club di Caressa ho sentito con piacere Allegri, che ritengo sia uno degli allenatori più bravi a livello mondiale per il modo di come comunica, per il modo di come gestisce anche quello che è il gruppo, parlava e diceva un allenatore non è che si inventa chissà cosa, un allenatore deve essere bravo nella gestione delle risorse umane. Ah, io quando ho sentito questo mi si è aperto il mondo, perché sono 40 anni che lavoro nella gestione delle risorse umane, ho gestito oltre 50.000 risorse, ho lavorato con multinazionali, tantissime aziende eccetera, quindi sopportando il mio know-how accumulato nel corso di questi anni nelle multinazionali all'interno dello sport e nello specifico del calcio, dove si parla tanto di tattica, si parla tanto di tecnica, si parla poco di comunicazione, di gestione delle emozioni, che è la cosa più importante in assoluto. Ieri ho fatto un webinar dove il titolo era allena la testa per vincere con i piedi, perché senza la testa non si va da nessuna parte. E ringrazio anche tutti i nostri telespettatori, e mi ha dato un assist, perché parlavamo appunto di socializzazione a livello appunto dei bambini, e non scordatevi di seguirci su tutti i nostri social, Facebook, YouTube, Instagram, tutto quanto, per continuare a seguire tutti gli avvenimenti e tutte le novità all'interno del progetto DDC Sport. Buona serata e arrivederci alla prossima.